Io qui sto bene. A un certo punto emerge il senso di inadeguatezza che è fatto di paura, ansia, autogiudizio. Emerge. Raggiunge un picco. Se io a questo picco mi giudico, dico guarda, ancora così, ancora con questa storia, ancora non l'hai risolta, ma lo vedi che sbagli sempre, questo sentimento, questa sofferenza è destinata a fare questo. Si cronicizza. Nella migliore delle ipotesi, se no aumenta anche. Può aumentare fino all'attacco di panico. Qui è se faccio più giudizio. Se invece a questo punto io imparo, se c'è una relazione, si instaura una relazione di amicizia, di rispetto, d'amore, di genitorialità tra me e quella piccola parte di me che soffre, questo qui sale a un picco anche forte. Ma poi scende. Sto bene, passa un giorno e mi ritrovo in un'altra situazione, risuccede e stavolta però io lo so ancora meglio, lo rifaccio e riscende. A un certo punto questo intervento dell'io diventa un automatismo. Oh, e lì c'è la svolta. Perché a quel punto io vedrò emergere. Almeno io ho fatto questa esperienza in me stesso, emergere la paura ed emergere Contemporaneamente. il genitore che si prende cura della paura. Emergono insieme e spariscono insieme. Ditemi se sono stato chiaro o se vi ho confuso abbastanza. Devo impegnarmi di più per confondervi. Troppo chiaro così, no? Cioè, non c'è nemmeno uno che non ha capito niente. Guarda, vi interroghiamo adesso. Come si coniuga il non giudizio, cioè non essere ostili verso se stessi, con il, lo dico a parole mie, però dimmi se ci sta, con il correggere, con la responsabilità di modificare i miei comportamenti disfunzionali? Come li coniugo questi due? Chiara? Ok. Allora, un presupposto della nostra società è che per cambiare qualcosa che non mi piace, che sento che non è in linea con me stesso, io devo combatterlo. Esatto, bravo. Però se lo combatto succede così, allora smetto di giudicarmi. Però se smetto di giudicarmi e questo non avviene, poco cambia. Mauro diceva qualche anno fa che tutte le nostre parti vengono ai corsi. Cioè, voi avete pagato un'iscrizione, però con voi avete portato una serie di persone, poi magari facciamo pagare il supplemento a tutti, vediamo. Cioè, anche le nostre parti piccole hanno il loro quadernino che prende appunti. Ah, ok, il giudizio, quindi, ah, ma questa è proprio bella. Cioè, per esempio, una parte che soffre i sensi di colpa e dice, non mi devo giudicare, wow, che bello. Posso restare adolescente tutta la vita, dice quella parte. Meglio di così, Marco Guzzi dice, l'ombra non ha ragione, ma ha le sue ragioni, che noi dobbiamo capire. Quindi noi qui stiamo cominciando a introdurre un nuovo presupposto rispetto a quello, rispetto a questo qui. Che per trasformare qualcosa io devo combatterlo. No, io qua sto, noi qua stiamo cominciando a dire che per trasformare qualcosa che non ci piace, che ci fa soffrire o fa soffrire gli altri, noi dobbiamo conoscerlo. È l'unico modo per conoscere. Veramente qualcosa è amarla. Perché se amo io mi fido, io mi apro. E se sono aperto,
Non ho solo la mia piccola intelligenza, come posso dire, cosciente, che ascolta quella parte. Ho tutto il mio sistema che ascolta quella parte. Mi fido, mi apro. E allora la conosco. Conoscere e amare stanno molto insieme, come vedete in tutte le scuole della nostra società, naturalmente. Ecco, noi stiamo cominciando qui insieme a inserire questo nuovo presupposto nella conoscenza di noi stessi, ma anche delle... Cioè, tutta la conoscenza è fatta così. I bambini imparano a memoria... Io da bambino, con i miei fratelli, imparavo a memoria i film vedendoli poche volte, dopo li ripetevo, perché? Perché li guardavo così. Un film non mi piaceva,